Nell'episodio precedente. Papà! Oh, due figli! Per terra. Ehi, il gran giorno è arrivato, eh? Sono grande adesso? Auguri, fratello. 10 anni non si è proprio grande, ma ci sei quasi. Vorrei cercare un paio di scarpe per Sean. Puoi tenere Jason per un momento? Prometto che faremo presto. Sì, nessun problema. Sbrigati. Dov'è Jason? Era qui un secondo fa, gli ho preso un palloncino, mi sono girato e non c'era più. Non c'era più? Che significa non c'era più? Resta qui. Non agitarti. Torno subito. Jason, no! Non scherziamo. Accidenti al telefono. Jason! Jason, oh mio Dio! Dai, non scherziamo. Due anni più tardi. Ok, direi che mi devo muovere. Questo è un asilo. Ah, ok. Ciao. Ciao papà. C'è ancora nell'aria quello che è successo, sicuro. Anche se sono passati 2 anni. Proprio anche la scena del con la pioggia. Mettiamoci la cintura, che non vogliamo fare altri casini. Sono curioso di vedere cosa è successo con la moglie a sto punto. Adesso vediamo dove va.
written and directed by David Cage. Signori, è un peccato che non sia mai stato premiato, o non sia mai stato premiato come di dovuto, perché io ho seguito Beyond Two Souls, l'ho seguito, e purtroppo meritava di più di quello che in realtà poi ha vinto. Comunque, vedendo la casa e ricordando quella che era prima, direi che qualcosa è cambiato dopo quell'incidente. Molto è cambiato. Avevo scritto un appunto sulla lavagnetta in cucina. Vediamo cosa avevi scritto. Allora, 4:30 snack, homework, dinner, bed. Ok. Perfetto. Non mi ricordo già più che ore sono. Io l'orologio così non so leggerlo, porca miseria. Sono già passate le 4:30. The Origami Killers Strikes Again. L'assassino degli origami colpisce ancora. Settima vittima identificata. La polizia ha confermato che il modus operandi è quello dell'assassino dell'origami. Come faccio a farti fare il compito, figlio? Sean, dovresti fare i compiti. Per favore, papà, fammi guardare la TV ancora un po'. Li facciamo dopo, ok? Adesso. Credo che dovremmo farli adesso, così poi non ci pensiamo più. Su, prendi la cartella e vai a metterti in cucina. Ti do una mano. Bravo. Dai, fai i compiti. No! Dai, famoci sti compiti. Comunque anche solo ste scene sono belle da vedere. Io non ho neanche il joystick in mano, perché proprio voglio vedere le espressioni, magari quello che pensa. Sembra li possa fare da solo, però. Papà, ho finito. Posso guardare la TV? Minchia, è già finito, fratello. Fammi vedere. Molto bene. Sembra che tu abbia finito. Vai pure. Ok, bravo te. Ok, facciamo una lavatrice un po' così a caso. Questo è un orsetto. Controlliamo la lavatrice. A letto senza cena. Allora, innanzitutto cena. Vuoi che ti prepari la cena? Oh sì, ho una fame da lupo. Bene, vedo di preparare qualcosa. Ti chiamo quando è pronto. Malato. Ti sta venendo un bel raffreddore. È meglio se ti prendo una medicina. Aspetta, ti preparo la cena. Facciamo quello che dobbiamo fare. Sennò qui poi la mamma si incazza e mi denuncia. Perché non ti preparo la cena. Pizza tutta la vita. Che prima non c'era, tra l'altro, proprio. Pizza, pizza, pizza. La scaldiamo, sta pizza. Scaldiamola. Dove? È già pronta. Ok. Ti sei bruciato. Vai.
Taglia, mi è venuta voglia di pista, mannaggia. Di che colore è? Ora vieni, Sean. Si mangia. Arrivo. Come faccio a prenderti una medicina? Medicine. Vabbè, guardiamo questi disegni. Purtroppo è un'età in cui queste cose si ricordano molto bene. Dov'è il bagno? Qui. Non è questo il bagno. No, questo è il mio studio. Non c'è il bagno in questa casa. Sì, è qui. Ok, prendi la medicina. Perfetto. Quello possiamo anche lasciarlo aperto, non c'è problema. L'importante è che portiamo la medicina a mio figlio. Mi piacerebbe anche saper correre in questo gioco per andare più veloce. Ecco, prendi questa. Ti farà sentire meglio. Perfetto. Grazie, papà. Prego, figlio. Come va la scuola? La maestra è brava? Va tutto bene, papà. Allora, ti va di parlare un po'? Parlare di cosa? Non lo so, di te, degli amici, di come ti va. Niente di speciale. Proviamo a giocare. Che ne dici di giocare un po' insieme? No, preferisco guardare la TV. Allora, vatti a letto. Forza, Sean. Si va a letto. Non sono stanco. Posso stare alzata ancora un po'? Fammi vedere un attimo che ore sono. No. Va bene, aspetteremo ancora un pochino. Ma non dire niente a tua madre, ok? No, no. Adesso vai a letto. Anzi, guardiamo poi tipo assieme, dai. Oh, dicevo, cazzo guardano. Mi piacciono queste scene. Dove non succede più o meno nulla, perché adesso non sta succedendo nulla, stiamo guardando una TV. Però sentite questa musica. Fa riflettere davvero tanto su quello che sta succedendo. Dai, adesso vado ad andare a letto. Forza, Sean, si va a letto. Non sono stanco, posso stare alzata? No, ci sei già stato. Non mi sembra molto ragionevole, no? Domani vai a scuola. Devi riposare. Alle 8 proprio, beh. E va bene, adesso vado. Tu vieni con me. Vai a lavarti i denti e a mettere il pigiama. Io arrivo. Ok. Qui siamo a posto con le azioni da fare. Vediamo se questa lavatrice qui ha finito. Secondo me doveva darmi... Ah, ok, perfetto. Adesso mi dirà che non ne ha più bisogno. Vediamo cosa succede adesso. Carino lui. Grazie, papà. Credevo l'avrebbe respinto. Notte. Invece l'ha preso. Papà. Sì? Perché sei così triste? Credo che mi serva un po' di tempo.
per tornare come prima. Papà, quello che è successo a Jason non è colpa tua. Buonanotte, Sean. Beh, se mi dici così, forse sto un po' meglio. Mi ha fatto piacere. Mettiamogli le coperte. Io me la sento così, ragazzi, è quello che farei. Ok, possiamo andare. Non so se spegnergli la luce. Molti preferiscono dormire con la luce accesa. Ok. Chiudiamogli la porta piano piano, se no si sveglia. Ok. Cosa succede? Da una strada. Ah, merda. È un origami. Ma lui lo sa, cioè, oddio. Credo sia lui il killer degli origami, forse è una doppia. Ha una doppia identità. Carnaby Corner North.